La presenza del cloro nell'acqua è una caratteristica che in tutti gli acquedotti italiani si evidenzia. Il motivo per cui il cloro viene utilizzato è chiaramente una disinfezione dell'acqua, anche se in effetti non ce ne sarebbe neanche bisogno, perché il cloro ha azione sui batteri e i batteri nell'acquedotto. Non ne troviamo da anni, soprattutto negli acquedotti che pescano da falde profonde come l'acquedotto di Bra. Ora, voglio dire, in effetti è vero che l'acqua puzza un po', che magari al gusto potrebbe sembrare al primo impatto non piacevole, però basta mettere quest'acqua in una brocca. Si può fare la prova in una brocca aperta e metterla in frigo dopo il tempo che si raffredda, una mezz'oretta, è assolutamente appetibile, come potrebbe essere un qualsiasi tipo di acqua, cosiddetta acqua in bottiglia. Il discorso dei batteri che dicevo prima, il discorso dei batteri si va a cercare durante i nostri controlli, andiamo a cercare dei batteri che sono segnali di potenziale inquinamento nell'acqua. Dicevo prima, non ne troviamo più, si trovavano all'inizio con gli vecchi acquedotti, adesso sono tutti nuovi acquedotti, cioè con il tempo l'evoluzione, il tipo di conduzione dell'acqua ci ha portati ad avere acquedotti molto, sempre più sicuri, sempre più protetti, sempre con meno infiltrazioni e praticamente non si trovano più i batteri, come dicevo prima. Questi batteri sono dei batteri che andiamo a cercare, sono dei segnali, non sono batteri dannosi per l'uomo. Per intenderci, noi ne mangiamo questi batteri con un pezzo di formaggio, ne mangiamo proporzione da miliardi a uno nell'acqua, a miliardi nel formaggio. La sicurezza dell'acqua tramite disinfettante, perciò è obsoleta, tant'è vero che si pensa da tempo di modificare e si è abbassata la quantità residua di cloro nell'acquedotto e nell'acqua proprio perché non ce n'è bisogno. Viene ancora mantenuta perché ci sono indicazioni da parte delle leggi europee e viene mantenuto un residuo di sicurezza.